Ciao a tutti da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, che è una chiacchierata fatta da chi ama la dance e non solo come me, ai protagonisti di questo filone che sta avendo un successo incredibile anche oggi. E con noi in questa puntata abbiamo un musicista, autore, produttore, arrangiatore, compositore, ingegnere del suono, soprattutto Luca Bignardi. Ciao Luca! Buongiorno a tutti. Dalla Cina. Dai, Sì, dalla Cina. Mi sono spostato un po'. dietro l'angolo. Sì, è già da un po' di anni, sono 8 anni. 8 anni, 8 anni. Intanto ti ringrazio, Luca, per aver accettato il mio invito. Grazie, grazie di cuore. Allora, iniziamo questa nostra chiacchierata. Raccontaci un attimino. Visto che sei un grande, che hai fatto tanto, tanto, cioè per la musica, raccontaci un attimino come hai iniziato, come sei entrato nel mondo musicale. Allora, intanto grazie per il grande, ma cioè, ho fatto tanto, quello sì. Io sono musicista sin da ragazzino, da bambino. Ho iniziato a suonare prima le tastiere, poi la chitarra, e poi mi sono cimentato nelle band di Bologna. Bologna è conosciuta per la famosa Bologna Rock, che è venuta fuori negli anni Ottanta, ma era già roba che andava dall'inizio, dagli anni 70, anche prima. Io avevo una band che si chiamava Leds all'epoca, che andammo a fare un demo alla Phonoprint di Bologna, che era uno studio piccolino in un appartamento. Il nostro cantante era Massimo Riva, non so se ti ricordi chi è, chi era purtroppo. Massimo Era Riva. il cantante della, è diventato il cantante della Steve Rogers Band, era un chitarrista di Ah, blues. ok, sì. Abbiamo fatto questo provino in un tempo record di 3 ore tra registrazione e mixaggio. E lì ho imparato che la Phonoprint stava mettendo su un altro studio di registrazione più avanzato. Stiamo parlando di marzo del 79, e questa cosa mi è rimasta qua dietro nella testa. Io avevo ancora 17 anni, poi Giovanissimo. ho finito la quarta superiore. E iniziano le vacanze estive e inizio a pensare: adesso cosa faccio? Avevo già in programma di andare in tenda con gli amici al mare, e se non che mi sono detto: stamattina vado alla Phonoprint a sentire se hanno bisogno, perché stanno mettendo su un nuovo studio, sicuramente avranno bisogno di altra gente che lavora. E niente, ho fatto il colloquio con l'allora presidente Luciano Nicolini. E mi hanno detto: va bene, torna questa sera alle 6 che parli con il nostro capo tecnici, Sandro Sandrolini. E così ho fatto, sono tornato lì alla sera e ho detto: va bene, se vuoi da domani mattina vai in via Schiavonia, che è l'unico studio che appunto avevano all'epoca, e poi stai lì, aiuti e intanto impari. E così io ho passato quell'estate a stare dietro le quinte, e già dall'epoca ho iniziato. Lo studio lavorava 24 ore su 24. C'erano due fonici che si davano il turno: uno era Maurizio Biancani, che è il famosissimo fonico, e l'altro era Gigi Giorgetti, che invece qualche anno dopo si è ritirato e è andato a lavorare in banca, però era molto bravo anche lui. E niente, io sono stato dietro a queste due persone e ho visto un po' come girava la cosa. Mi sono visto in retroscena di gruppi tipo Change, tipo Peter Jack Band, all'epoca Peter Jack Band. Bello.
e vedevo tutto queste cose. Cioè, devi considerare una cosa, all'epoca la tecnologia era molto meno avanzata di quanto non sia ora. Adesso spingi un pulsante e hai già tutto. Sì. Prima, prima non spingevi il pulsante, perché non c'era. No, ma a parte quello, cioè dovevi inventare proprio. Cioè, per fare dei suoni bisognava mettere insieme tutta una serie di cose. E quindi c'era un, chiamiamolo artigianato. Sì, certo. Musicale, cioè tecnico... Insomma, per ottenere certi risultati dovevi avere una certa creatività. Ma ti ricordi qualche aneddoto lì in studio con questa, diciamo, cosa artigianale? Come si creava un pezzo? Che strumenti si utilizzava? Io una delle cose che ricordo era che, a parte che lavoravamo col nastro, perché il digitale proprio non esisteva, no? Nastro analogico, chiaramente. E con questi bobinoni alti 2 pollici, c'erano solo 16 tracce, quindi cercavi di incastrare, magari uno strumento suonava solo nella strofa e poi lasciava lo spazio per altro, che nella stessa traccia ci infilavamo un altro strumento che suonava solo negli incisi, per dire, per poter avere più cose, no? Cioè, una cosa che ricordo era che per aumentare la precisione, sai, nella musica da ballare in generale la precisione è molto importante e si rallentava il nastro durante la registrazione. Così diciamo che quello che poteva essere lo scarto veniva ridotto accelerando il nastro e riportandolo alla velocità giusta. Ah, l'ingegno. Poi, non so, le batterie a volte si registrava un colpo di cassa, un colpo di rullante su un nastro da 2 piste, poi si faceva un anello, lo si metteva sul registratore 2 tracce e lo si faceva girare e quello diventava pum, ta, pum, ta. La batteria, chiamiamola elettronica, perché era sempre lunga, cioè andava sempre a quella velocità lì col registratore nastro. E tante volte anche con delle imperfezioni, perché il nastro era tagliato male, però diventava un po' zoppa. Tante volte mi hanno detto che ascoltando dei dischi, parlando di dance anche, si sente che delle imprecisioni, mi hanno anche raccontato alcuni musicisti, alcuni autori, no? Che c'era questa imprecisione, perché era dovuto anche a questa manualità, ok, di costruzione. Io devo dire che il team che lavorava per la Goody Music con Mauro Malavasi erano tutti musicisti pazzeschi, con una precisione che è veramente difficile da raccontare. Io mi ricordo come si chiamava, purtroppo non c'è più, Rudy Trevisi. E lui era primo clarino al Comunale di Bologna, però suonava tutto ed era una macchina. Suonava le tastiere che sembrava un sequencer, non c'era bisogno di usare un sequencer. Alla Phonoprint, un altro aneddoto che ti posso dire, dalla Phonoprint c'era un sequencer da 50 note, una roba che all'epoca non esisteva. Era stato costruito dal capo dei tecnici ed era un prototipo. Ce l'aveva solo la Phonoprint. Difficilissimo da programmare perché era analogico, quindi ogni nota andava intonata. Poi bastava che cambiasse un po' la temperatura della stanza e si stonava tutto. No, ma veramente? E certo. Te ne rendi conto? Con la roba analogica era così, anche il mini Moog, se non lo intonavi continuamente era sempre suonato. Che spettacolo. Ma te da ragazzino lì, dentro questi studi, che sensazione avevi? Quando maneggiavi, cioè quando costruivi insieme agli altri la musica, i suoni? Non saprei dirti. Allora, sicuramente era una cosa che mi piaceva molto. E
ti posso dire che era un turbine, cioè quindi non so quanto all'epoca potessi realizzare cosa stavo vivendo. È anche per quello che non ricordo molto i dischi, ma ricordo magari più gli eventi. Sì, certo. Perché finiva uno e iniziava l'altro. Sì, era proprio una catena di montaggio. Sì. Ti posso garantire che in quell'epoca era veramente un turbine. Bello, bello. Ma poi come sei arrivato, diciamo, anche a fare qualche produzione dance? Perché nell'83 io ho una data, ti hai partecipato anche all'album The Cube, fantastico. Ma non come produzione, Sì, io ho no, fatto. certo. Allora, io ho fatto, a un certo punto ho iniziato a fare anche il programmatore, perché ero appassionato di computer, i computer erano all'inizio, io mi ricordo che nel 79, verso la fine del 79, comprai il Commodore 64. Ah, sì, è vero, che avevo anch'io. E iniziai anche a programmare, a imparare come si programmano i computer, queste cose qua. E più tardi, quando venne fuori il MIDI, iniziai ad applicare il computer alle tastiere. Venne fuori una tastiera della Yamaha che si chiamava DX7, che un po' ha cambiato il panorama delle tastiere, perché io ricordo che appena uscita costava 1,5 milioni, e per una categoria di tastiera così era un prezzo bassissimo. Il problema è Parliamo di lire, amici ascoltatori, parliamo di lire. certo, ovviamente, di lire. E questo prezzo così basso fece sì che sparì subito, non la trovavi più in circolazione. Io, tramite una persona che conosceva, me la fece arrivare dal Giappone. Dovettero cambiare anche l'alimentazione, perché in Giappone c'era un'altra tensione. E la pagai 3 milioni. Però, con quella tastiera lì, ho iniziato a fare i dischi, ho iniziato a collaborare con Mauro Malavasi. All'epoca lavoravo molto con lui. Da lì ho iniziato poco alla volta, cioè con quello che guadagnavo lo reinvestivo, compravo altre attrezzature e sono andato avanti. Io continuo a fare la programmazione di tutto quello che tutti i progetti ai quali lavoro. Certo. All'epoca addirittura mi iscrissi del software per poter immagazzinare i suoni del DX7, perché se no andavano dentro delle cartucce che erano costosissime e tenevano solo 32 suoni. Io Ma invece senti. così me li mettevo su dei floppy disk, che erano quelli da 5 pollici, no? Ah, quelli grandi, quelli grandi. Eh sì, che erano veramente floppy, non erano Sì, erano quelli tutti. di. È vero, che incredibile. E così mi feci una bella libreria di suoni, ovviamente spendendo molto meno. Ma diciamo che abbiamo visto tutta l'evoluzione della tecnologia, perché, per dire, digitale era una parola che, cioè, nessuno la conosceva. Cioè, quando la prima volta che ho sentito dire audio digitale, ho detto che Che cos'è? una cosa che si spinge con le Ma dita, no? ti ricordi Luca, una curiosità mia personale, quando poi il digitale è entrato, diciamo, proprio in maniera prorompente negli studi di registrazione, l'anno, qual è stato l'anno, devo dire, no? Allora, Adesso si informati. lavora sul digitale in maniera proprio quasi totale. Una curiosità mia, ti ricordi qual è il periodo quando è La partito? Phonoprint è stata all'avanguardia in questo, se non mi sbaglio, è l'83, 83. che prese un 24 piste digitale della Sony. Poi ne comprarono un altro, due registratori diventavano 48 piste messe insieme.
poi dopo sono arrivati 32 piste della Mitsubishi, cioè c'è stata tutta un'evoluzione, sino a che poi molto più tardi siamo andati su computer. Certo. Comunque, per quanto riguarda il discorso dance, per informazione ai nostri amici ascoltatori, diciamo, te Luca, ecco, come abbiamo già detto, all'album dei Cube, dei My Mind, hai collaborato alcuni pezzi di Sandy Martin, di Ciao Fellini, insomma. Sicuramente io ho collaborato anche Peter Jack Band, Change, quelle cose. Sì. Per il primo make-up, ma ricordarmi poi esattamente che cosa ho fatto, perché certo, a parte certo. C'è, non ci lavorava solo un fonico, c'era proprio i turni. Infatti. Se io vi faccio vedere, guardate amici, guardate, vediamo un attimino, vi faccio vedere, questo è il sito di Luca, guardate i nomi, o meglio, i nomi non si vedono tanto bene, però le facce, da Vasco Rossi a Eros a Buscelli, a Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Giorgia, Mango, insomma, Alexia, poi Scialpi, vedo Gazosa, insomma, qui c'è veramente la storia della musica italiana. E te, Luca, ci hai messo uno zampino in tutto questo e ti faccio veramente i complimenti. Visto, allora, facciamo anche un turbinio di ricordi su questo, anche le tue collaborazioni appunto con questi artisti. Ma io ti posso dire che secondo me la disco, o perlomeno la gente che ha fatto quei lavori della disco, che ha contribuito a un certo cambiamento nella musica italiana. Non solo dal punto di vista musicale, ma proprio dal punto di vista lavorativo. Perché, ad esempio, i dischi si facevano solo a Roma e a Milano. Fare i dischi a Bologna era una cosa fuori dalla norma. E il fatto che Mauro Malavasi abbia iniziato a fare tutti quei successi ha fatto sì che la Phonoprint di conseguenza potesse crescere e appunto aprire il primo studio 24 piste. Poi, dopo praticamente avevano due studi, un 16 e un 24, dopo sono diventati due 24. E poi immaginate, è un seguirsi di cose. Questo poi ha fatto sì che tutti gli artisti che nell'area dell'Emilia Romagna sono tantissimi, sono tornati a Bologna a lavorare. Prima si erano tutti spostati a Roma, a Milano, perché erano là gli studi. Quindi, cioè, se volevano lavorare, dovevano stare là. Certo. E per me questa è una cosa molto importante, perché un Lucio Dalla, un Luca Carboni, tantissime altre cose, forse avrebbero avuto un'altra storia. Certo. Lucio Dalla no, Lucio Dalla era già un grande, tante altre cose forse avrebbero veramente avuto un'altra storia. Comunque, De Luca, hai scritto anche, diciamo, dei pezzi per questi grandi artisti? No. Per grandi artisti non ho mai avuto questa fortuna. Ah, ok. No. Uh-huh. Io ho collaborato anche con artisti meno famosi, non per questo meno bravi. Ci mancherebbe, anzi. Io scrivo musica da quando ero ragazzino, cioè con le band e così, cioè, quindi per me è sempre stata una cosa abbastanza naturale farlo. Non so, vorrei tornare un attimino sul discorso di quello che è la storia che sì? È creata attorno, cioè, diciamo, il seme iniziale è stato Mauro Malavasi. Se Mauro Malavasi non faceva I Am a Man, quella cover, forse sarebbe andato tutto in modo diverso. Poi
ha continuato a fare successi, voglio dire, cioè non è che si è fermato lì, però sicuramente anche tutto il team che si è creato attorno ha fatto sì che questo succedesse, eh? Cioè non sto dicendo che Mauro Malavasi è l'unico contributore, ma è quello che ha dato la scintilla. Certo, certo. Che spettacolo. Poi dopo faccio per dire anche un Celso Valli, col quale ho lavorato più di 20 anni. Anche lui lavorava a Milano. Ha iniziato a venire a lavorare a Bologna e finalmente poteva stare con la sua famiglia. Cioè, avere lì che gravitavano un Mauro Malavasi e un Celso Valli ha avuto la sua importanza. E poi c'è tutto il giro di Lucio Dalla. Sì. Perché anche lì si sono create tante produzioni, tanti artisti nuovi. Interessante, molto interessante. E questo, sì, questo è un aspetto che non è raccontato spesso, credo, ma è la verità. È ovvio che è tutto fatto da tanti piccoli pezzi, ognuno ha dato. Sì, è il team, è il gruppo. Si è creato un team. Io perché ho cercato posto alla Phonoprint? Perché io suonavo e cantavo con una band di rock di Bologna e mi domandavo spesso come si faceva ad entrare nel giro quello professionale. Era una domanda, cioè ci sembrava una cosa difficile. Ho detto, ma provo ad entrarci in questo modo, faccio l'ingegnere del suono, io studiavo elettronica, tra l'altro, quindi ho combinato le cose. E quello era il mio obiettivo. Io volevo fare il musicista, non volevo fare il fonico. Alla fine continuo a fare il fonico, ma continuo anche a fare il musicista, fortunatamente. E tutte persone così che, insomma, hanno dato il loro contributo e si sono formati dei team che hanno vinto. Certo. Ma qual è il tuo ricordo più bello di quegli anni? C'è un ricordo che te metti sul piedistallo? Ne hai raccontati tanti dei bei ricordi. Sicuramente sono tanti, anche perché è una cosa, cioè, è un percorso. Sì, sì. Ogni bel ricordo poi c'è un altro. Fa sì che sia avvenuto quello dopo. Sì. Forse uno dei più bei ricordi è stato quando ho iniziato ad avere il riconoscimento per alcuni lavori da parte di altri artisti, che altri artisti hanno iniziato a chiamare e a fare i complimenti per il lavoro che era uscito di un altro artista, magari artisti con i quali non lavoravo più già da anni, però che è stato negli anni 90, mi sembra, era già un pezzo che lavoravo. Certo. Altro ricordo è stato la prima nomination ai Grammy. Grande. L'ho raccontata diverse volte. Io abitavo in campagna, è arrivato il postino, mi ha consegnato. Anzi, no, che cavolo il postino? È arrivato un Federal Express. E io di solito quando vedo il Federal Express è perché ho ordinato qualche cosa dall'estero. Sì. E io dico, ma cosa ho ordinato? Che non mi ricordo. Ma arriva sta busta, vedo che la Recording Academy, dico, che cos'è? La apro e leggo, cioè, sulle prime non ho capito bene, poi vedo che è nomination per il disco di Laura Pausini, Best Engineer of the Recording. Ah, ok, per Laura Pausini.
Sì, nel 2001. Ah, ok. Ovviamente ci rimani, detto, ma sarà uno scherzo. Ho pensato così, ho iniziato a guardare il mio attorno perché pensavo fosse una candid camera. Scherza a parte. Poi ho iniziato a telefonare in giro per dire: ma qualcuno mi sta facendo uno scherzo? Veramente, io non ci credevo. E poi ho avuto la conferma dal team di Laura Pausini e mi hanno detto: sì, è tutto vero. Mi ha chiesto se volevo andare, se sarei andato anch'io. Ho organizzato tutto. Sei andato? Vabbè, sono andato, purtroppo, la coincidenza vuole che fosse l'11 settembre del 2001. No, vabbè, è vero, 2001. Quindi io ero in hotel quella mattina, Ti rendi conto? mi hanno chiamato dall'Italia, io ero ancora mezzo a letto così, degli amici mi hanno detto: ma hai visto cosa sta succedendo? Io mi sono a letto, non so, ho acceso la televisione, ho iniziato a girare i vari canali, che c'erano programmi per bambini, cose. A un certo punto arrivo su un canale che inizio a vedere le torri, insomma è un film. Ma ti rendi Poi conto? la storia la conosciamo tutti. Sì. E poi ho visto anche le immagini che stavano già smontando il palco, tutto quanto, perché ovviamente è stato annullato. Sì. Te pensa che il caso della situazione drammatica con la situazione di gioia, cioè i due. Cioè. Ancora adesso mi viene un po' il magone a raccontare, perché dice: come può essere? Vabbè, dai, non ci pensiamo, dai, ormai è successo, è passato, dai. E ti volevo dire, ma quando nel tuo lavoro, anche questa è una mia curiosità personale, hai avuto rapporto con gli artisti? Cioè, esempio, te avrà fatto Pausini, nome Pausini, hai mai avuto un rapporto proprio diretto con loro anche? Cioè, in senso, in studio, hai avuto questa possibilità? Pausini, ma come gli altri, eh? No, ma certo. No, io poi sono sempre stato molto propositivo. Quindi forse magari qualche volta avrei dovuto tenere la bocca chiusa, però invece parlavo, dicevo la mia e diciamo che ho fatto anche tante volte, cioè, diciamo che nel team è sempre un dare, ognuno dà la sua, cioè, quindi cioè, ero in un certo team anche perché davo la mia. Quindi i contributi erano continui. Cioè, vabbè, poi facendo la programmazione delle tastiere, cioè, i suoni vengono creati, cioè, soprattutto all'epoca bisognava inventare. Io ricordo, c'era un periodo qua che a fare certi dischi ci mettevano 6 mesi. E parli di un LP. Sì, a fare un album ci volevano 6 mesi. E ora quanto, diciamo, le tempistiche sono accorciate? Una media ora attualmente? Secondo me siamo sui 2 mesi, un disco serio, dove ci sia un budget. Diciamo, anche la tecnologia aiuta, eh? Mi ricordo che per fare dei suoni ci stavamo magari un pomeriggio a mettere lì insieme 2 o 3 tastiere per fare un suono solo. Per creare qualcosa che qualcuno non aveva ancora sentito. A te quando andavi a letto, quando ti andavi a letto la notte ti veniva mai l'idea, aspetta, mi è venuto questo accordo, questo. Assolutamente sì. No, No, mi immagino, no, le scene. per me era una cosa molto comune che quando mi frullava qualcosa per la testa mi svegliavo alla mattina con la soluzione, come se l'avessi sognata. Questo mi è successo, mi succede ancora continuamente. Interessante, ma come mai poi hai deciso di lasciare l'Italia e andare in Cina? Se posso domandartelo, non voglio entrare in cose private, se vuoi rispondermi. No, è una cosa privata, ma alla fine cioè, non è niente di. È una cosa bella. Mia moglie lavorava in logistica. E gli hanno offerto di fare un anno all'estero e
avevano dato un panorama di scelte possibili, e alla fine ha scelto Shanghai. Solo che poi non tornava più. Sparita. No, nel senso che le piaceva stare a Shanghai, quindi anno dopo anno riconfermava il proprio contratto. Siamo arrivati alla fine del 2013, abbiamo deciso insieme che posso dire, anche perché magari in Italia anche la musica non è che girasse più così tanto bene, e ho deciso di partire. Senza avere una prospettiva di lavoro per il futuro in Cina. Poi mi è andata bene perché ho incontrato subito le persone giuste, Voice of China, da lì mi hanno introdotto a musicisti, cose così. Adesso collaboro anche con un'azienda che produce cuffie e curo il suono di queste cuffie. Allora, ovviamente il tuo lavoro adesso è legato proprio alla zona, diciamo, o lavori anche con da qui, cioè da qui in senso dalla Cina, con gli artisti anche italiani? Italiani non si fanno più vivi, però ricevo ancora lavori dalla Francia o dalla Spagna. Sì, perché io poi ho lavorato anche con artisti di altri paesi, Altre nazioni, sì. già prima che partissi per la Cina. Qualche nome ti ricordi? Ma, il primo internazionale è stato Miguel Bosé nell'86. Poi adesso così i nomi al volo non è che mi vengono tutti. Quello uno dei quali col quale sto collaborando ancora si chiama Frédéric François ed è un belga, ma è famoso nel mercato francese. Certo. Poi c'è un risvolto della storia di mia moglie, che poi mia moglie l'ho conosciuta perché faceva la cantante. Ah, c'è cioè cantante in un gruppo, solista. Allora, io l'ho conosciuta a un concorso, l'ho sentita cantare lì dal vivo e ho detto, ma brava quella ragazza, aspetta bene che... Non l'ho fatto subito, ho aspettato un paio di mesi, se non ricordo male, poi l'ho contattata e abbiamo cercato di iniziare una collaborazione così. 2 anni dopo ci siamo messi insieme. La musica è E cambiata. poi, molto, molto più avanti, ci siamo sposati. Diciamo Sì. che io sono arrivato in Cina nel 2014, gennaio del 2014. Lei alla settembre, ottobre del 2015 avrebbe dovuto rinnovare, non ha rinnovato ed è tornata a fare la cantante. Ma senti, bello. Se per caso vuoi sentire anche qualche cosa, cioè, la trovi su Spotify. Abbiamo appena messo fuori un video Ma il su nome? YouTube, Alessia Raisi. Per me il video è molto carino, c'è una cover molto particolare della Vienna Rose. Lei canta in tutte le lingue, quindi c'ha questa particolarità. Canta anche in cinese. Ah, ma te l'hai imparato Luca il cinese? Mamma mia, no. Veramente? Ma no, io poi lavoro in studio, quindi non parlo mai con nessuno. Quindi non ho neanche questa opportunità. Forse un po' di inglese. Io parlo l'inglese, certo. Dai, con l'inglese hai tutte le porte aperte, proprio normale. Fortunatamente io ho iniziato molto presto, all'elementare già ho iniziato a studiare inglese. Io ho lavorato anche negli Stati Uniti e lì per forza si parla inglese. Certo. Ma il futuro di Luca? Intanto quanto futuro avrò non lo so perché ho 61 anni, Beh, sei giovane, sei vecchio.
Cioè, Beh, me lo dico sicuramente. sì, perché io ho 56 anni, se no mi impaurisci, perché tutte le... No, cioè, non è che voglio impaurire, ma ogni anno è un dramma ora. nel nostro mondo, persone di una certa età, non voglio definirmi vecchio, ma persone di una certa età nel mio mondo non è che ce ne siano così Tanto in tante. pensione non ci vai in pensione, perché tanto i musicisti in pensione non vanno mai perché la passione è più alta della pensione. Su questo concordo. Capito? Io lo vedo, eh. Finché posso qualcosa farò, questo è sicuro. E il futuro, boh, no, io non ho idea. Oltretutto il mondo sta diventando così incerto. Molto incerto. Molto incerto. Cioè, se qualcuno avesse raccontato 3 anni fa quello che avremmo vissuto in questi 3 anni, Cioè, impressionante. I Covid, la guerra, cioè, dimmi, gli avresti creduto? Ma io guarda, io sono appassionato di cinema. Quando guardavo qualche anno fa, visto, no, i film, quelli catastrofici, i virus, no? Tutti che muoiono, non so, cioè, mi dice, questa è fantascienza, sai? Oh, cioè, e poi ci siamo cascati tutti. Cioè, capisci che adesso veramente quando guardo un film di fantascienza dico, Speriamo che oh, non è meglio succeda. toccarsi, è meglio perché non vorrei, capito? Che si porta sfiga. E questo purtroppo, Luca, e questo è un dramma. Sì, no, no, è veramente difficile da credere. Sì. Luca, che facciamo? Salutiamo i nostri ascoltatori o ci vuoi dare qualche chicca, qualcosa? Ti sei dimenticato o che ci vuoi dare? Ma guarda, secondo me potremmo stare anche delle giornate a parlare, poco alla volta verrebbero fuori delle cose. Che cose particolari? Non saprei dartele. Vabbè, dai, tanto ce l'hai già data, perché quando parlavi dello studio Quello di registrazione... era un periodo veramente particolare. Io ricordo una volta ho fatto un disco che si chiamava Midnight Radio di Taffi, Ah, sì, mitico. una roba di Cecchetto. Avevamo appena finito di registrarlo, tipo alle 10 di sera. E Cecchetto fa: adesso lo mixiamo. Cioè, praticamente siamo andati avanti sino alla mattina, cioè avevamo iniziato alle 10 di mattina. Sì, proprio. E poi, cioè, chiaramente non andava bene. Dopo Ah. so che hanno lavorato ancora altri non so quanti giorni nello studio a Rimini. E dopo, cioè, non è quello che ho mixato io, ecco, Ah. almeno non credo. Perché puoi immaginarti, cioè, le orecchie, è provato clinicamente, si stancano, cioè, non puoi stare dietro dalle 10 di mattina alle 10 di mattina del giorno dopo. Midnight Radio di Taffi. Grande pezzo. Bene, dai, bene, Luca, dai. Sì, ma vedi, se noi stiamo qui, ogni tanto ti viene qualcosa, ma ovviamente, dai, casomai faremo una seconda puntata. Guarda, e poi all'epoca non avevo l'abitudine di segnarmi quello che No, facevo o immagino, di certo. collezionare le copertine o cose di questo tipo. Quindi, cioè, Ma proprio tutto neanche le foto, perché tante veniva. volte qualche Ma no. foto, cioè, può immortalare un momento, uno c'ha un ricordo, no? Ma non c'è neanche quelle. Adesso con gli smartphone non mancherebbe nulla. Sì. Cioè, ogni istante lo collezioni tranquillamente. All'epoca, boh, andavi a lavorare, al massimo avevi la tua agenda, ti segnavi le cose. D'accordo, dai Luca, dai, salutiamo i nostri ascoltatori. È stata una Ciao a tutti. chiacchierata straordinaria. Io, ecco, ti ringrazio ancora per la tua disponibilità. Grazie a te di avermi chiamato. Ringrazio. Ringraziamo anche Weiner che ci ha messo in Grazie, Weiner. contatto. E salutiamo i nostri ascoltatori. Io vi aspetto tutta la prossima puntata con tanti ospiti e, come avete sentito, tante curiosità. E un Ma grosso... Mauro Malavasi, sei mai riuscito a contattarlo?
Sembra giusti, se si può fare. Perché Lo diciamo in diretta. quell'uomo è gira tutto attorno a lui, questa tua storia, eh. Lo so. Dai, vediamo un attimino se ci riusciamo. Ok? Un grosso abbraccio da Massimo e da Luca. Alla prossima. Alla Ciao, ciao. prossima, ciao. Sitting on the top of the world, just hoping that this only just passed them by. With brandy glasses raised to the sky and shall practice more than the eye can see. Them to dance and can in the garden of their days. I heard you ask them to dance and can in the garden of their days. A pilot in the sense of the word with outrageous, so much is plain absurd. Covered in summer sunshine, she says, how do mind if I take my time? I heard you ask them to dance. Can get in the garden of their blaze. I heard you ask them to dance. Can get in the garden of their blaze. Catch you now, the glance of a guest, we're just moving in shadows, not too upset. Overhearing a phrase they had heard, they move closer, laughing and all eyes move.
Bye.
perfumes in a crazy romance. The caravan's moving easily in a camel van.
anche a oro, scanta chi habla della vita di un artista che si chiama Salvador Casimiro Dalí. Uno, dos, tres, cuatro. Io sono, faccio quel che mi pare, vietato vietare, non mi so limitare. Genio lo so, paranoica però, e così mi diverto provocando il mondo in tocchi di pino. Altro, oltre, sublime, sfacciate, tatuate con il sale del mare, ora tu. Es mi voz prohibida que canta dentro de ti, amor mío, en tu carne. Tú que me pides a darte, yo lo que quiero es amarte, cara galante y amante inspirante. Yo deseo pintarlos en la luz de la madrugada. Me encanta tu éxtasis divina, sí, me encanta. La vita di un artista, di un amante che si chiama sì, è Salvador, è Salvador Jacinto Dalí, D-A-L-I, aquí y allí, y catalán universal, genial, apri per stereo, sabica. Vuole così, sono libera di fare ciò che mi pare, d'ogni senso usare, io che mi spingo, è un vizio umano, sognare, toccare, uccidere, creare, geniale così. Es mi voz prohibida che canta dentro di ti, amor mio, en tu carne. Tu che mi pides a darte, io lo che quiero es amarte, cara galante y amante inspirante. Io deseo pintaros en la luz de la madrugada. Me encanta. Desde verano los primeros días de primavera. ¡Genial! ¡Me encanta!